Allora, buongiorno, siamo qui oggi all'Istituto Comprensivo Maria Montessori, plesso via Monte Ruggero. E oggi è sabato, di solito la scuola è chiusa, ma oggi è aperta. E perché è aperta? Perché accoglie ben tre, anzi quattro laboratori che sono organizzati da Codergogio Roma. Allora, abbiamo qui due persone importanti di questa scuola, possiamo domandargli perché accade e diciamo quali sono i vantaggi di questa esperienza. Giambattista Reale, animatore digitale e docente di questa scuola. Intanto, cos'è il Codergogio? Il Codergogio è un movimento di volontari che organizzano nelle scuole e nel territorio dei laboratori dove i ragazzi partecipano in maniera attiva, ed imparano ad utilizzare le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie vanno dai computer ai linguaggi di programmazione alla robotica, ai nuovi robot. E questa attività è molto importante perché in questo modo, in maniera, diciamo così, non istituzionale, non all'interno della scuola, con le lezioni classiche, i ragazzi imparano all'interno dei laboratori dove giocano ad utilizzare questi nuovi strumenti e questi nuovi materiali, ed è molto molto importante che loro lo facciano in maniera autonoma e che imparino liberamente ad utilizzarli e li utilizzino anche con passione ed interesse. A questo punto vorrei chiedere a un insegnante, diciamo che ha anche un ruolo importante in questa scuola statale, appunto, Cristina Dell'Orco, qual è il vantaggio, diciamo, che ha una scuola a ospitare, degli eventi organizzati da Codergogio Roma? Sì, buongiorno. Dunque, una scuola secondo me ha almeno due vantaggi nell'organizzare queste iniziative. Allora, il primo vantaggio è sicuramente far vedere che la scuola è un'entità viva che si apre anche in un giorno non necessariamente scolastico al territorio e a tutte le realtà professionali e culturali che sono nel mondo esterno. Quindi è un'apertura e tutto ciò può consentire che alla scuola arrivino delle competenze che magari non ha in maniera comunque osmotica fra la scuola ed il resto del mondo. In più, direi come qualità di referente per la prevenzione del cyberbullismo, ho anche un altro vantaggio, perché mettendo i ragazzi a contatto con i videogiochi, con la programmazione, si può anche insegnare loro che la rete non è tutto quello che pensano e che comunque ci sono dei pericoli e delle cose che è bene conoscere, quindi renderli dei navigatori consapevoli. Quindi ti dicevo, e perché proprio il Codergogio, che funzione ha? Il Codergogio riunisce un gruppo, un pool di professionalità diverse che fanno queste attività in maniera del tutto volontaria e fra queste ad esempio un altro laboratorio interessante che si sta svolgendo proprio adesso è un Family Dojo. Un Family Dojo rivolto alle famiglie, quindi ai genitori che vengono coinvolti in attività ludiche giocando, quindi con un'educazione non formale e vengono resi più consapevoli anche loro dei rischi e del funzionamento della rete. Tutto questo può servire per essere poi attenti a quando i loro ragazzi navigheranno in rete. Io vi ringrazio e allora andiamo a guardare questi piccoli grandi scienziati che fanno quindi il laboratorio di robotica, di coding e poi appunto i genitori impegnati nel Family Dojo.